L'Italia è il paese che amo. E poi il resto del discorso lo ricordiamo quasi tutti, come una poesia, una filastrocca o una barzelletta imparata a memoria. Forse uno dei discorsi più iconici della storia italiana recente, sicuramente il più influente ed emblematico, a prescindere da ogni orientamento politico. Perché sì, in quei 9 minuti mandati in onda il 26 gennaio 1994, c'è tutto Silvio Berlusconi. Un video che sembra quasi un episodio premonitore di Black Mirror, perché racchiude tutto quello che avremo visto da lì ai successivi 30 anni. Perché sì, l'eredità di Berlusconi è ancora qui tra noi, viva e vegeta, intenzionata a sopravvivergli anche dopo la sua morte. Ed è di questo che parleremo in un video un po' diverso dal solito, dedicato a come Berlusconi abbia cambiato gli schermi e di come abbia plasmato per sempre il modo in cui abbiamo fruito delle immagini. Perché sì, parlava di amare in quel giorno di fine gennaio, ma in quel video si è messo anche ad arare Berlusconi, a seminare un terreno di cui ancora oggi raccogliamo i frutti. In quel celebre discorso Berlusconi è composto, pacato, deciso, parla di radici, speranze e orizzonti, parte dal passato, si radica nel presente e poi punta dritto verso il futuro. E così farà. Il set sistemato a dovere, i libri al posto giusto, le foto da bravo padre di famiglia sullo sfondo, il tagliacarte scintillante in bella mostra quasi come simbolo di potere, e poi i gesti rassicuranti, le parole suggerite anche da Mike Bongiorno, per arrivare dritto al cuore, o forse dovremmo dire alla pancia, di tutti gli italiani. E poi l'apoteosi di quel scendere in campo che è stato il vero e proprio colpo di genio, perché è una frase populista che scomoda subito due metafore potenti, quella della guerra e del nemico da combattere, e infatti subito dopo userà la parola battaglia contro una vecchia politica da cancellare, e poi ovviamente l'allegoria del calcio, perché come ci insegneranno le sue celebri barzellette, tutto va sempre stemperato con qualcosa di ludico, parole convincenti visto che a parlare è anche il presidente di un Milan bello e vincente, come poche altre squadre al mondo. Ma sono anche parole semplici, comprensibili, lontane anni luce dal solito politichese, pronunciate da un uomo che parla anche di sacrificio, lasciare l'imprenditoria per diventare un politico, lo fa per gli altri, lo fa per il bene dell'Italia. E da quel giorno, infatti, l'Italia la cambia per sempre. Lo farà in politica, con gli statisti che diventano sempre più showman legati alla propria immagine e soprattutto alla comunicazione del proprio volto. Le persone più importanti dei partiti, dove nulla era lasciato al caso, i loghi, i discorsi, i gesti, le pause nel parlare e il lessico utilizzato, più forma e meno sostanza, più voglia di apparire e di esserci a qualsiasi costo. Solo slogan, frasi effetto e baruffe in televisione, non era più importante credere nelle idee, ma riconoscersi in uno stile di vita, in una visione, in una missione quasi aziendale, come se i partiti fossero squadre per cui tifare, la politica che diventa a metà strada tra uno sport e uno spot. E l'Italia la cambierà soprattutto in televisione, la sua televisione, dove assieme a tante belle donne oggetto da desiderare, tra veline, letterine e bagaglini, viene sdoganato un unico grande concetto, il culto ossessivo dell'io, favorito da un clima socioculturale che stava andando nella stessa direzione anche nel resto del mondo. Il mito egocentrico inizia a serpeggiare anche tra la gente comune. Non è più solo questione di divi, di star di Mediaset, showman e superette in cui identificarsi, perché Berlusconi incita tutti a non essere più solo il pubblico dello spettacolo, ma a diventare lo spettacolo, come ha fatto lui stesso scendendo in campo, o meglio, salendo sul palco. Lo show quindi diventano gli uomini e le donne normali, e sotto con i reality, con i talent, con la vita privata sempre al centro della piazza, una piazza in cui urlare ed esibirsi. Ed ecco che i 15 minuti di celebrità diventano subito interi sabato pomeriggio su Verissimo, la TV come arma di distrazione di massa. E non contento, Berlusconi si è trasformato in un mass media, un buco nero che catalizzava ogni cosa, un mezzo attraverso cui passava di tutto, scandali, polemiche, provocazioni, vittorie, sconfitte, tormentoni e siparietti. Accentratore e controverso dall'inizio alla fine, nessuno ha scolpito l'Italia come ha fatto Berlusconi negli ultimi 30 anni. Partito da Fininvest negli anni 80, ha fatto anche in tempo ad approdare su TikTok, con quell'aria da boomer fiero di essere boomer. E nel tempo libero è anche diventato un meme virale, è stato parodiato, imitato, iconico in ogni suo gesto. Al cinema è stato rievocato da Nanni Moretti nel suo profetico Il Caimano, e poi incarnato in modo grottesco da Tony Servillo di Paolo Sorrentino. Da non dimenticare anche il suo impressionante alter ego televisivo di Paolo Pirobon. E se l'anno scorso, con l'addio alla regina Elisabetta, è morto il Novecento, oggi con Berlusconi non se ne va niente, perché la sua eredità, come detto, è ancora tra noi. Influencer di tutti gli influencer venuti dopo il suo esempio, perché anche a lui dobbiamo la faccia tosta, l'assenza del pudore, i confini sempre più sfumati tra il pubblico e il privato.
E poi il bisogno di piacere agli altri per dimostrare a noi stessi che esistiamo, con la presunzione che qualsiasi momento della nostra vita sia interessante anche per il resto del mondo. Senza dimenticare il piacere dell'essere convincenti, del mostrarsi vincenti e dell'essere sempre e comunque grandi affabulatori. Il canto del cigno, non di Utrecht questa volta, ma di Arcore, ce lo ha regalato lo scorso dicembre, quando ha promesso un pullman di donne impegnate nel lavoro più vecchio del mondo ai calciatori del suo Monza, in caso di vittoria contro una grande squadra. Una battuta goliardica per qualcuno e infelice per qualcun altro, di sicuro figlia del suo vecchio mondo che proprio non vuole saperne di tramontare. Eh sì, il Monza dei giorni dopo batterà sia la Juve che l'Inter. No, non sapremo mai se quella promessa sia stata mantenuta, ma quella di quel 26 gennaio 1994 lo è stata e come, perché il Cavaliere è sceso in campo e lì ci è rimasto con la sua eredità, perché sì, Berlusconi se n'è andato per restare.